Bella a tutti ragazzi, sono Yaxit e oggi ci troviamo in un video che si pone come obiettivo, diciamo, di fare due cose. Allora, la prima è di farvi vedere un attimo le nuove modifiche del nostro sito, ma in breve. E la seconda, più importante a mio parere, è farvi vedere il nuovo strumento che abbiamo fatto, cioè la nostra nuova toolbar personalizzata. Allora, vabbè, partiamo dalla toolbar, tanto poi sul sito ci possiamo andare. Vi scaricate il file che non è eseguibile, anche vi ho messo in descrizione, e lo apriate normalmente. C'è tutte le cose varie, e sicurezza, eccetera, e firma digitale. E vedete qua che ci sono l'installazione, vi chiede se volete o meno mettere la home page, quella che vuole lui. Io la toglierei, e toglierei anche il secondo. Questo qua invece io vi consiglio di lasciarlo perché se facciamo degli aggiornamenti con la toolbar, almeno vi arrivano direttamente e li scarica automaticamente senza doverli scaricare a mano. Fate next, io l'avevo già installata, però adesso l'ho reinstallata. Lì avete visto tutti i file vari che ho utilizzato, un po' per la costruzione della toolbar, un po' per altre cose. Allora, qua invece c'è il nostro sito e vedete che si è attivata la toolbar. Quando, nel caso non la vedeste, basterà andare qua. E vedete che si apre il menu tendina e fare qua dovrebbe esserci scritto Show Toolbar. Se faccio Hide invece vedete che se ne va. Ma noi la mettiamo ovviamente. E prima di passare però alla spiegazione di come funziona la nostra toolbar, vi faccio vedere un attimo le modifiche del sito. Vabbè, a parte sta cosa qui sul mouse che ho fatto io, si sta buggando la toolbar un attimo. Show Toolbar. Ok, eccola qui. Quella è la toolbar. Meno male che è comparsa. E pesa un pochino al caricamento, ma poi ce la fa subito. Allora, parlando del sito, vabbè, di modifiche nuove abbiamo fatto. Abbiamo praticamente assottigliato un po' qui l'elenco dei link, come vedete. C'erano tutti i videogiochi, invece abbiamo globato. Adesso non abbiamo ancora finito, siamo ancora un po' qui tra i lavori. Poi abbiamo fatto questo simpatico cosino che fra poco toglierò perché è abbastanza fastidioso. E abbiamo cambiato il puntatore, come potete vedere, personalizzato. E poi abbiamo aggiunto dei gadget abbastanza utili, secondo me, che sono la traduzione della lingua, nel caso qualcuno volesse leggerselo, per esempio, in latino, può. Strumento di motore di ricerca nel nostro sito e poi vabbè altre cose molto utili. Abbiamo messo per esempio questo qua che ci fa vedere l'origine delle visite da un paio di giorni abbiamo messo e vedete che ci sono molte italiane e poi qualcuna di altri stati. Abbiamo collezionato diciamo 11 bandiere e per il resto le cose rimangono quelle che erano. Qua c'è la nostra bellissima specie di logo per i commenti, con l'olio ci sta. Ah, lo salutiamo. Non l'ho ancora provata, comunque la crack, perché io non ho Battlefield, devo passarlo a Micronix, cioè gliel'ho passato e adesso deve provarlo. Vedete qua c'è la navigazione interna, comunque. E questo è quanto per quanto riguarda il sito. E ciò detto, passiamo alla toolbar e vedete qua sopra che abbiamo, beh, queste cose che sono le novità del canale, nostro canale. La nostra pagina, non fate nostro, vado a vedere che è lento. La nostra pagina Facebook che non funziona ancora per Chrome e però per gli altri browser sì, per Explorer e Safari funziona. E la nostra pagina Twitter con le novità varie, eccetera. Chiudiamo. E poi abbiamo vabbè, lo strumento pulsante like di Facebook. E qua invece vedete che c'è la sbarrettina che divide. Qua iniziano le cose invece personali, ovvero questo è il vostro Facebook, se voi avete l'accesso, adesso io sono fuori, non so perché, vedete, tenete d'occhio praticamente quello che succede senza dover andare per forza su Facebook. Qua stessa cosa però per le mail Yahoo e questo invece è il link alla home page. Passiamo all'ultima cosa che è la cosa più interessante secondo me, è il motore di ricerca Italian Gamer che è personalizzato perché noi, per esempio Oblivion, dato che sto facendo la serie mi sento ispirato e possiamo fare la ricerca non solo su Google ma anche su Yahoo e direttamente nel nostro sito, anche se non siete qui, per esempio andando su YouTube, non so, a caso
E voi dite Oblivion e cerchiamolo su Yahoo, per esempio. Vedete che vi fa tutti i risultati su Yahoo, oppure Oblivion, trovate anche qui i risultati di più. Sì, ho sbagliato. E oppure potete fare web search che vi cerca su Conduit, Google search, questo poi posso cambiare icona, comunque Google search. Oppure interessante secondo me, cerca in Italian Gamer, che cerca praticamente solo nel nostro sito. Vedete, qua ci sono per esempio due pagine che contengono la parola Oblivion, e allora sdrammo ovviamente subito qui 0,00 secondi. E va bene, allora, questo è, boh, è un video abbastanza breve, perciò solo per così presentazione della toolbar e nuove modifiche del sito. Allora, un saluto da Yaxit e mi raccomando, scaricatevi la toolbar. Se avete dei dubbi chiedete, comunque il link in descrizione, perciò anche con i commenti vi risponderemo senz'altro. E allora, ciao a tutti ragazzi.